vita. Dalla provincia di Pordenone subito a quella di Gorizia. Abbiamo raccolto la testimonianza, la dichiarazione di Fabrizio Oretti, consigliere comunale proprio di Gorizia. Nell'ambito del servizio internet gratuito senza fili, wireless, che fornisce l'amministrazione comunale a favore di Gorizia, abbiamo appena concluso qualche mese fa i lavori di estensione del centro storico che hanno visto buona parte del centro città estendere questo segnale che ricordo, che ribadisco è gratuito a favore di tutti i cittadini, e da breve inizieranno ulteriori lavori di estensione proprio qui, dove vi sto parlando, dalla biblioteca statale e civica. Ricordo che questo servizio che offre l'amministrazione comunale è partito a giugno 2011 e in 4 anni circa ha raggiunto già 243.000 connessioni. Se parliamo poi dall'inizio dell'anno ad oggi, parliamo di 3 mesi e siamo arrivati già a 15.000 connessioni. Comprendiamo bene che è un servizio che sta ricevendo un buon feedback e soprattutto è ben utilizzato dai nostri concittadini. Questo ci fa piacere per testimonianza che stiamo operando nel senso giusto. È importante definire i lavori che partiranno qui a breve perché finalmente avranno la possibilità di poter navigare gratuitamente tantissimi studenti ma anche cittadini che frequentano la biblioteca statale e civica del capoluogo isontino. Ricordo che Gorizia ha la fortuna ma anche il merito di avere l'estensione, la maggiore estensione di segnale di tutta la regione ed è in questo senso che stiamo lavorando, proprio perché l'internet ormai non è soltanto uno strumento che è utile soltanto per lo svago, ma è utile anche per lo studio, per il lavoro e che per tantissime altre attività che ci vedono coinvolti nella nostra quotidianità. In questo senso è offerto il nostro servizio e che lo scopo, l'obiettivo finale sarà estenderlo alla maggior parte della città, ma soprattutto nei luoghi di interesse collettivo, perché, lo ribadisco, questo è un servizio gratuito che deve coinvolgere la collettività e la nostra comunità. Io ho concluso, da Gorizia è tutto, Fabrizio Oretti.